Ciao a tutti e bentornati. Oggi una ricetta che mi è abbastanza cara, perché purtroppo l'avevo girata anche un paio d'anni fa, ma l'ho dovuta cancellare perché c'erano dei problemi con YouTube. Quindi oggi vi ripresento i famosi hot cake, ossia i pancake giapponesi, molto soffici e tutti belli, morbidosi. Quindi vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Cosa da fare è setacciare la farina insieme a cremor tartaro e bicarbonato. In un'altra ciotolina rompiamo l'uovo e aggiungiamo lo zucchero. Quindi con una frusta facciamo assorbire lo zucchero. Aggiungiamo il latte, l'olio e l'estratto di vaniglia oppure la vanillina e mescoliamo di nuovo con la frusta. Mescoliamo piano, incorporando un po' alla volta la farina che si forma ai bordi del liquido. Non occorre frustare, ma incorporare la farina lentamente. Ecco, la farina è incorporata del tutto e non fate caso ai grumi che si sono formati perché è normale, va benissimo così, non dobbiamo frustarla troppo, insomma. Adesso è tutta liquida, è molto densa e anche se ci sono dei grumi, vedete, non fa niente. Siamo pronti quindi per andare alla piastra a preparare i nostri hotcake. Bene, dopo aver messo a scaldare una piastra antiaderente, possiamo iniziare a preparare i nostri hot cake. Con questa dose ne potete preparare due abbastanza grandi oppure tre o quattro piccolini. Io li preferisco piccolini, quindi ci farò 3 o 4 hot cake. Come i pancake classici, dobbiamo aspettare che si formino delle bollicine sopra per poterli girare. Come vedete, si stanno formando delle bollicine, possiamo girare i nostri hot cake. Qualche altro secondo anche dall'altro lato e saranno pronti. Ecco, se la piastra dovesse surriscaldarsi troppo, potete poggiarla qualche secondo su un panno bagnato, nella parte inferiore, e poi rimetterla sul fuoco. I nostri hot cake, adesso possiamo decorarli con qualunque cosa vogliamo. Io userò un po' di zucchero a velo, della panna montata e del miele. Potete usare il succo d'acero, il gelato, quello che preferite. Queste comunque sono delle opzioni. Spero che questi hot cake vi siano piaciuti, sono molto molto goduriosi in effetti. Io purtroppo non l'ho potuti mangiare questa volta, ma se li ha goduti mio marito molto volentieri.
Mi raccomando, se il video vi piace, mettete un bel pollicione in su e per qualunque info potete chiedere sotto nei commenti. E niente, vi mando un bacio grande e alla prossima video ricetta. Ciao!